Ok, signori, bellevi e benvenuti qui su Borderland 1. Allora, siamo arrivati che ho venduto tutte le cose che avevo. Nello scorso episodio avevamo attivati tutti i radiofari, le trasmittenti, no? E adesso dobbiamo praticamente fare rapporto alla Tannis e vedere come si evolverà la situazione. Quindi siamo rientrati nella base operativa, abbiamo ancora la pistola leggendaria, siamo un pochino a corto di munizioni e sono anche un coglione perché potevo comprarle e non le ho comprate. Questo picchi su un cretino. Ok, siamo nella fase del sistema principale. Ma non è questo il momento delle scuse. La stella ha preso la chiave ed è già partita alla volta della cripta. Ehi, fai fuori quella puttana per me. Attenzione, trova la Steel. Finalmente dobbiamo rompergli il culo a quella grandissima che ci ha rovinato la vita in questo gioco di e circondati dal panico. Cerchiamo di distruggerla a tutti i costi, sta perché almeno solo così possiamo essere fieri di noi stessi e non come Ridda che ha fatto a una vita sta Quindi direi di farlo adesso, ragazzi. Posso vederti? Non so come tu abbia fatto, ma ora vedo di nuovo tutto. Oddio, sogno bello, ora la faccio. Questa volta mi hai sorpreso. Ascolta, non c'è tempo da perdere. Devi raggiungere immediatamente la cripta. Vai, ora. Vado. Attenzione, attenzione, tutto selvaggio. Mentre sono qui mi compro le munizioni di tutto. Tanto siamo miliardari. Vediamo come va. Siamo qua. C'è un mare di loot per terra che ogni istante ignoro perché mi sei dovrei prendere. Sono tutte armi di merda comunque, dovrei prenderlo e metterlo a terra. Quindi se vedete che non lo raccolgo è perché l'abbiamo preso questi qui negli ultimi episodi precedenti. Io sono morto, perché raga, per fare una minchiata così, guarda quanti soldi ho perso. 94.037, oddio. Non li dovevo guardare quelli. Tipo da qui. Sì, io mi butto qua. Oh, meno male, raga. I chilometri. E io me l'ho buttato dall'altra parte per questo. Va bene, è arrivato il momento di dirigerci verso la famosa cripta. Vediamo. Siamo qui. Granata. Attenzione. Battaglie si fanno entusiasmanti. Attenzione. No, niente di interessante. Tu mi fai antipatia, tu. Io con te vado proprio di lanciarazzi. Ma allora sti cazzi di colore. Ma vai a fare il culo, dai. Ok. The Descent. Qua siamo presenti in una caverna. Il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Devi raggiungere la cripta a qualsiasi costo. Non avremo un'altra possibilità in questa vita. Come potete vedere, questo qui è un posto invaso dai guardiani, dagli eridiani, no? E qua sarà... qua senza armi elettriche, porca puttana. Qua sarebbe stata no comoda un'arma elettrica di più. Fortunatamente è solo lo scudo che rompe i coglioni. Beh, lui è un guardiano duro, vabbè, dai. Questo è un caso a parte, raga. Oh, siamo saliti di livello, attenzione. Una bella revolverozza esplosiva. Ecco, vedi già lui. È più fattibile. Oddio. Oh. Attenzione, tanto sta pistola leggendaria che abbiamo trovato fa cagare. Oddio, un altro pelato morto. Viene da piangere, raga. Viene da piangere. Cioè, tu in questi casi, raga, vai a trovare un'arma leggendaria. Tra le stelle vive un cacciatore. Elettrica, vero. È più debole del nostro, raga. Ma in questo caso un'arma elettrica ci fa comunque molto comodo. No. Sì. C'è un'altra cassa, sì. Prima di scendere male. Ma bene. Porca puttana, raga. Uno di cadenza per un cecchino esplosivo è tanto. Attenzione, io sono il mio capo branco. Cocco trentisti, ana male. Vai a fare il culo. Iane. Attenzione. Colpo della vita. Oh, cassettina nel frattempo. Ma cos'è che mi sta uccidendo a caso? Ah, lui. Penso in quelle armi elettriche, le cose che ci serviva. Ok, raga, penso siamo comunque sulla parte finale del gioco. Come potete vedere, i guardiani sono tutti qui a difendere la cripta.
tutti i segreti che si celano dietro di essa. Nel frattempo troviamo armi stra OP, ma vabbè. Uno qua poteva andarci con una pistola di merda e basta. Arciguardiano, mica di esperienza che dà. Comunque, come vedete, che vi dicevo che più o meno alla fine del gioco ci arrivate a livello 36. Infatti siamo a livello 35, ma considerando i nemici che ancora dobbiamo uccidere, probabilmente andremo a salire poi. Mamma mia, sto Jackino è troppo OP. Attenzione. Colpo della vita. Io ricarico ogni cosa che mi dà la sensazione di essere più veloce se faccio così. Attenzione. Poi che movement, ragazzi, che movement. Cioè, su Borderlands sì c'è il movement e su Warzone 2 no. Assurdo. Porca puttana. Minchia se sono duri questi, raga. Senti, mi avete rotto un pochino il cazzo, lo ammetto. Ma cazzo sono andato? Esploso. Cioè, alla fine, raga, vi ritrovate a finire un Borderlands così. Nonostante gli anni e le volte in cui l'ho giocato, vi devo dire la verità, io mi sono divertito a rigiocarlo. A parte che per me è una serie, cioè un titolo che è proprio la mia infanzia, Borderlands. Mamma mia, ma quanto cazzo leva sto cecchino, raga, è stra OP. Più o meno le uccisioni che andrai a fare. Oh, vabbè, certo, se tu magari ti fai nemici in continuazione, ripassi nell'area e vai lì senza fare missioni ma solo per uccidere, riesci a fare qualche livello. Però calcolando più o meno le uccisioni che andrai a fare, le missioni che andrai a fare, fermate secondarie, tutto sommato arrivi a questo livello. Poi per arrivare oltre, in teoria il gioco si aspetta che tu rifaccia la campagna nella modalità vero cacciatore, dove i livelli saranno, cioè tu inizierai a Firestone con i nemici al 36 praticamente. E quindi il gioco si aspetta che tu faccia questo e quindi ti ridiverti di nuovo, perché di nuovo trovi armi belle, rifai delle missioni iniziali però con una sfida superiore, con armi nuove, tipo l'arma di Bonnet, raga, la mitraglietta all'inizio, che abbiamo trovato la pistoletta incendiaria. Tipo quella lì ripresa al 36 è una pistola coi controcazzi, capito? Magari perché all'epoca era forte, come sarà forte all'epoca sarà forte poi dopo. Siamo arrivati finalmente nella fase finale. The Vault. Il Vault. Attenzione, non mi ricordavo sto filmato. Non hai ascoltato il comandante Steel? Ti ho avvertito più e più volte, ma continui a ignorare i miei ordini. I contenuti della cripta sono di proprietà dell'Atlas Corporation. E tu? Tu appartieni a me. Funziona. Sergente, prepari la sua squadra a entrare. È ora di rivendicare ciò che è nostro. Da notare che parla mentre è morta. Alla Tannis farebbe bene un po' di compagnia in gara. Il distruttore. Non arrenderti. Nel proprio allora, reale, qua. Poi commentiamo, raga. Ma in questa realtà non può sopravvivere senza un ospite. E questo la rende vulnerabile. Quando diventa carne e ossa può essere ferita, forse addirittura uccisa. Devi solo sapere dove colpire. Ok, raga, questo è il boss finale. Come vedete, la cripta non è un contenitore pieno di risorse, una cassa, un bottino, ma la cripta non è altro che un mostro che protegge un altro mondo. E come potete vedere è molto difficile batterlo. Il suo punto debole è sparare a quelle cose lì. E questi uccelli che manda lui, che sono una sorta di rack, servono soltanto a farci spawnare in caso siamo nella merda.
Io mi metterei però, perdonatemi, l'altra mitraglietta. Il cecchino ce lo scarico attualmente, quindi usarlo è un po' inutile. Quindi ne approfittiamo con l'arma iridiana. Ecco, vedete quanto male fa questa. Muoio, ci muoio, cazzo devo fare. Che ci sparo, patate. Una pistola. Anche abbiamo un po' il fucilozzo. Il fucilozzo fa tanto male. Speriamo che mi bastano i colpi, raga. Non ho più niente. Avevo il bazooka. Questo sai perché, raga? Perché davanti è il bazooka. Il nemico Tazooka. Basterà? Ho la sensazione che non gli faccio un cazzo. Sarà una sensazione. Proprio così, a sentimento, raga. Sembra che non gli stiamo facendo nulla. Aspetta che qua la mia... vedo male. La vedo male. Mi ripristino la vita. D'altro da notare, il nostro personaggio tipo ha 1000 di vita. No, no, no. Porca di quella puttana. Dai, 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 dai. No. E muorici. Ho gli ultimi 3 colpi, ragazzi. Scarico di tutto. Cioè, che cosa abbiamo? 0. Ah, abbiamo l'assalto. Vero. Non l'avevo preso in considerazione io l'assalto. Aspetta, abbiamo pure l'arma aliena. Ula. Era una merda. Pistolozza. Oh. E fu così. Hai aperto la cripta. Mi dispiace non averti rivelato cosa c'era all'interno, ma era l'unico modo affinché tu ci andassi e la fermassi. Hai agito brillantemente e le tue azioni verranno ricompensate. La chiave non riaprirà la cripta per altri 200 anni, ma sono sicura che la Tannis te la pagherà comunque una fortuna. Ora vai. Ti osserverò. E qua scopriamo anche che lei ci guardava e ci osservava dal satellite. Minchia Pandora, che bello. Attenzione a Firestone. Attenzione, interplanetario ninja assassino. Ed è qui che si finisce Borderlands 1, ragazzuoli, con l'apertura della cripta e l'uccisione del distruttore. Io, ragazzuoli, per questo episodio vi saluto qui. Vedrò se portare i DLC oppure cominciare direttamente il 2. Vi ricordo che dobbiamo anche continuare Cyberpunk. Quindi niente, ci vediamo con altre serie, altre robe, altri cazzi. Signori, grazie per aver guardato Borderlands 1 insieme a me, perché per me è un gioco importante, ripeto. E niente, ci becchiamo nel prossimo video. Ciao, belle mie.